Noi leggevamo un giorno, per diletto, di Lancellotto come amor lo strinse. Soli eravamo e senza alcun sospetto. Per più fiate gli occhi ci sospinse quella lettura e scolorocci il viso. Ma solo un punto fu quel che ci vinse, quando leggemmo il disiato riso esser baciato da cotanto amante, questi che mai da me non fia diviso, la bocca mi baciò tutto tremante. Galeotto fu il libro e chi lo scrisse. Quel giorno più non vi leggemmo avante. Versi bellissimi, famosissimi, quelli detti da Francesca nel quinto canto dell'Inferno. Galeotto fu il libro e chi lo scrisse. Il libro è la storia di Lancellotto, uno dei cavalieri della Tavola Rotonda al servizio di Re Artù, che si innamorò della regina Ginevra, moglie di Re Artù. E chi lo scrisse? Chrétien de Troyes, grandissimo romanziere, inventore non solo di questo personaggio, ma soprattutto di Perceval e del Santo Graal. Sì, Chrétien de Troyes ha inventato il Santo Graal. I libri all'epoca erano un oggetto costosissimo. Era costoso non solo acquistarli, ma a maggior ragione e assai più produrli, perché erano scritti a mano, su pergamena, perché non solo non era stata ancora inventata la stampa, ma non era stata inventata nemmeno la carta ancora. E poi non è che è come adesso che, non so, io scrivo un libro, poi a casa mia, poi vado dall'editore, cerco un editore per pubblicarlo. No, era impossibile. Ci voleva troppi soldi per pubblicare un libro. E allora ecco una domanda: chi poteva permettersi una spesa del genere? Solo case regnanti e poco più. E qui poi, in questo caso, non si trattava di una poesia che prendeva una paginetta di carta, anzi, di pergamena, ma qui si trattava di un lungo romanzo. E proprio questa considerazione ha mosso gli studiosi appunto a chiedersi chi avesse interesse a finanziare un'opera del genere, perché il mondo è sempre lo stesso, nessuno fa niente per niente. Le ipotesi di risposta a questa domanda sono due. Sono due diverse, ma sono entrambi valide, perché entrambe riguardano due periodi diversi. Una la prima parte della produzione di Chrétien de Troyes e l'altra la seconda. La prima ipotesi, sostenuta da Franco Cardini, parte dalla considerazione che tutta questa letteratura è in lingua d'oil, cioè la lingua che si parlava nel nord della Francia. Ma perché mai una letteratura in lingua d'oil gira intorno a Re Artù e a tutti i luoghi che si trovano in Inghilterra? E perché mai poi l'eroe è Perceval Le Gallois, il gallese? Non ha senso. Senza la conoscenza della storia dell'epoca non ne verremo a capo. E la storia è questa. Verso la metà del XII secolo, i sovrani Angioino Plantageneti stavano costruendosi un grande regno che, oltre all'Inghilterra, comprendeva gran parte della Francia del Nord. E a questo punto questi sovrani avevano bisogno di due cose. Una, di crearsi una storia antica che nobilitasse la loro stirpe. Allora si sono inventati il Re Artù, da quale naturalmente discendevano, una figura che non è mai esistita. E due, che tale storia fosse in grado di avvicinare con
un senso di simpatia le due sponde della Manica e soprattutto di avvicinare all'Inghilterra la parte francese, diciamo, eh? E questo spiega come mai questa storia in cui tutti i personaggi sono in Inghilterra, cioè d'oltre Manica, sia stata scritta in lingua Doyle. Quindi il finanziatore del romanzo che parla di Lancillotto, della Tavola Rotonda e di Re Artù era Enrico II, il Plantageneto, re d'Inghilterra e duca di Normandia. Ma come dicevo prima, non è che gli autori scrivevano a casa loro, stando, e poi cercavano l'editore, no. Chrétien de Troyes scrisse il romanzo Lancelot vivendo, indovinate dove? Alla corte di Enrico II, il Plantageneto. E questa è la prima ipotesi. La seconda invece riguarda l'altro grande personaggio inventato da Chrétien de Troyes, cioè Perceval. E la storia del Santo Graal. L'ipotesi in questo caso è di Michel Rocbert, che nel suo libro I Catari e il Graal vede come finanziatore non tanto del romanzo di Chrétien de Troyes, quanto di tutta la successiva immensa serie di romanzi sul Santo Graal, l'istituzione che all'epoca era in assoluto la più ricca del mondo, la Chiesa. Rocbert sostiene infatti che tutti questi romanzi sono stati scritti in funzione anticatara, cioè per contrastare il diffondersi dell'eresia catara. E io concordo pienamente. Anche lui parte da una constatazione e da una successiva domanda. E la constatazione è che numerosissimi romanzi sulla storia del Santo Graal. Sì, perché allora qui bisogna fare una piccola parentesi. Chrétien de Troyes è morto nel 1191, lasciando la sua opera Perceval e il Santo Graal incompiuta. E allora c'era bisogno di finire il racconto, ma di fini se ne sono state scritte tantissime, poi sono state anche rimaneggiate, scritte altre. C'è chi dice che sono infinite, non esageriamo, ma sono veramente moltissime questi rimaneggiamenti e conclusioni dell'opera. Tutte queste elaborazioni sono durate 50 anni, esattamente 50 anni, dal 1180 al 1230. Poi basta, zero. Certo, si leggevano naturalmente, ma non si scrivevano più, di colpo. E la domanda è perché? Che cosa è successo tra il 1180 e il 1230? E soprattutto che cosa è avvenuto nel 1230 per interrompere questo mare di romanzi? Tra il 1180 e il 1230, vabbè, ci sono state quattro crociate in Terra Santa, ma c'è stata anche, esattamente in questo periodo, esattamente circoscritta a questo periodo, la persecuzione dei catari, o meglio un certo tipo di persecuzione. Le date corrispondono troppo precisamente per poter essere delle semplici coincidenze. Allora, il testo fondatore, quello di Chrétien de Troyes, è contemporaneo alla campagna di repressione del catarismo nelle zone fiamminghe, che è durata esattamente dal 1182 al 1183. Ed è stata voluta dal conte di Fiandra. E guarda caso, dove abitava Chrétien de Troyes mentre scriveva il Perceval? Ma naturalmente presso il conte di Fiandra. Tutto il ciclo successivo si situa esattamente nel lungo periodo della crociata contro il catarismo occitano, la crociata contro gli albigesi, che termina nel 1229. Quando, dopo 20 anni di sanguinosissima crociata, le contee del sud erano ormai cadute nelle mani dei signorotti del nord e poi inglobati nel Regno di Francia, ma il catarismo non era stato debellato, non era stato sconfitto. E allora la Santa Sede che cosa fa? La Santa Sede rimanda a casa la cavalleria.
e istituisce un nuovo sistema di repressione del catarismo, l'Inquisizione, che è stata istituita e nata contro i catari nel 1230-31. Esattamente quando viene interrotta la produzione di questi romanzi. Cioè, non è pensabile che una tale coincidenza di date sia casuale. A questo punto però è necessario vedere qual era il messaggio che questi romanzi volevano trasmettere. Allora, uno, il valore salvifico dell'Eucaristia. Perché il Santo Graal che cos'è? Il Santo Graal è la coppa che una volta conteneva il sangue di Gesù Cristo, in cui è stato raccolto quando è morto, e poi oggi in questi romanzi conteneva l'ostia consacrata, sempre. Due, l'esaltazione della cavalleria. E guarda caso, proprio ai cavalieri fu affidato il compito di distruggere le roccaforti del catarismo. Tutti questi romanzi sul Santo Graal sono stati scritti in lingua d'oil, ad eccezione del Parzival di Wolfram von Eschenbach, scritto in tedesco antico, che peraltro presenta notevoli differenze. Per esempio, lì il Santo Graal non è più la coppa che contiene l'ostia consacrata, ma uno smeraldo caduto dalla fronte di Lucifero, insomma. Ma ad eccezione di questo scritto in tedesco, tutti gli altri, tutta quella enorme quantità di romanzi è stata scritta in lingua d'oil, la lingua che si parlava nel nord, la Francia. Non uno, nemmeno uno, zero assoluto in lingua d'oc. Quella che si parlava nel sud della Francia. E lì, e in lingua d'oc, la lingua che oggi si chiama lingua occitana, esisteva tutto un altro tipo di letteratura, la grande poesia dei trovatori. E che vi sia un nesso tra questa poesia e l'eresia catara è sostenuto ormai da molti studiosi e, a mio avviso, innegabile. Ma vediamo ora quali sono i valori fondamentali portati avanti da uno, dalla letteratura in lingua d'oil, cioè i romanzi del Graal, due, dalla letteratura in lingua d'oc, cioè la poesia dei trovatori, e dai catari, e tre, da Dante. Uno l'ho già citato, la glorificazione dell'ostia consacrata, ovvero dell'Eucarestia. Ebbene, i catari rifiutavano questo sacramento, che non compare nella poesia dei trovatori e che era laica e critica nei confronti della Chiesa. E critico nei confronti della Chiesa è anche Dante. E per quanto riguarda l'Eucaristia, non compare nemmeno in Dante. È una cosa che nessuno dice, che nessuno ha notato, ma è facilmente verificabile. In tutta la Divina Commedia l'Eucaristia non c'è. E non c'è nemmeno la messa, non c'è, mai. Ed è una cosa che, dati i tempi, è veramente, diciamo, strabiliante. Questo è uno. Due, l'esaltazione della cavalleria. Ebbene, Dante stigmatizza più volte la guerra, ma anche l'uso delle armi, e soprattutto la guerra dei cristiani contro cristiani. E c'è poi un terzo punto molto significativo. Mentre la letteratura in lingua d'oil esaltava il valore del matrimonio, che era da poco stato elevato a sacramento, i trovatori inneggiavano all'amore libero e anche all'adulterio. Ora direte che Dante condanna l'adulterio, tant'è vero che mette Francesca che ha tradito il marito, inferno. Sì, ma e come la mettiamo con Cunizza? Cunizza da Romano era una donna ai tempi di Dante molto più nota di Francesca, perché era la sorella di Eccelino da Romano e la moglie del conte di San Bonifacio, signore di Verona, città importantissima. Allora, un giorno alla corte di Verona venne un trovatore, Sordello. Lei si innamorò di lui e con lui se ne andò. Ebbe almeno tre mariti,
così dicono le cronache, e le cronache dell'epoca la definiscono grande meretrice e Dante la mette in paradiso. A questo punto è difficile sostenere che Dante fosse uno che leggeva il matrimonio come valore assoluto, era proprio come i trovatori, uno che cantava l'amore libero, chiaramente. E dunque ci sono tutti questi punti di contatto. Il libro di Roquevaire, che ho citato prima, termina con questa frase: io sono sicuro che i Catari non leggevano i romanzi del Graal. Dante evidentemente li conosceva, dunque li avrà anche letti, ma certamente, certamente non ne amava e soprattutto non ne condivideva i valori.